Bene, bene, eccoci qua, partiamo, partiamo, vediamo in questo video narcisismo, 10 tipi diversi e come riconoscerli. Allora, cerchiamo di capire quali sono tutti i 10 tipi di narcisismo, di narcisisti, però devi praticamente iscriverti al canale, attivare la campanella, mettere un like, condividere il video con i tuoi amici. Allora, nel corso di questo video intanto vedremo tutti i tipi di narcisismo e anche come riconoscerli. Il narcisismo, i narcisisti sono persone che hanno un senso grandioso di sé, una mancanza di empatia, una forte necessità di ammirazione. Pensate al mito di Narciso, no? Che innamorandosi di se stesso, della propria immagine, è caduto, diciamo, per abbracciarsi nel lago, vittima ovviamente di un incantesimo degli dei perché aveva rifiutato la ninfa Eco e comunque rifiutava tutte le donne per amore eccessivo di se stesso. Comunque, i narcisisti hanno spesso un'immagine distorta di sé, si considerano superiori agli altri, hanno bisogno di essere costantemente ammirati e approvati. Esistono diversi tipi di narcisismo, ognuno con le sue caratteristiche peculiari. I tre macrotipi overt, ovviamente i tre macrotipi sono il narcisismo overt, che è caratterizzato da un senso di grandiosità, delirio di onnipotenza. Troviamo ad esempio i narcisisti istrionici appartenenti a questa categoria. E i narcisisti overt sono spesso arroganti, sfacciati, cercano di attirare l'attenzione su di sé. Sono gli sboroni fondamentalmente, o le sborone, quelle che puntano, diciamo, su aspetti prevalentemente fisici per piacere, per far innamorare. E poi il narcisismo covert, che invece è un narcisismo caratterizzato da un senso di inferiorità, però apparente, perché in realtà non cambia niente. Si presentano con un basso profilo, sono suscettibili alle critiche. Apparentemente sono timidi, ma poi hanno un'aggressività, una rabbia compressa dentro, cercano di nascondere le loro insicurezze, però tutti i narcisisti hanno insicurezze. Ma poi troviamo i narcisisti maligni. Questo tipo di narcisismo è caratterizzato anche da un senso di grandiosità, ma una forte componente sadica, mancanza di empatia, piacere a danneggiare gli altri. In generale li riconosciamo, diciamo, per il senso di grandiosità. In generale i narcisisti si considerano superiori agli altri, hanno un'alta opinione di sé, non hanno empatia, non sanno comprendere i sentimenti degli altri, hanno un forte bisogno di ammirazione, hanno bisogno costantemente di essere approvati, di essere ammirati, hanno un senso di entitlement, cioè credono di avere diritto su tutto e su tutti e tutti dovrebbero soddisfare i loro bisogni. Hanno una mancanza di senso di colpa totale, una mancanza di vergogna, anche se temono molto di essere svergognati. Hanno una grande tendenza a manipolare, a controllare gli altri. Il narcisista usa il controllo e la manipolazione per ottenere ciò che vuole. Però poi vi sono altri tipi di narcisismo che possiamo vedere. Ad esempio, il quarto tipo è il narcisismo compensativo. È un tipo di narcisismo che si sviluppa come reazione a un senso di inferiorità. I narcisisti compensativi o compensatori cercano di compensare, diciamo, le loro insicurezze esagerando i loro punti di forza. Quindi puntano al massimo su per sviluppare i loro punti di forza. E poi c'è anche un narcisismo seduttivo. Il narcisismo seduttivo è un altro tipo di narcisismo che usa la seduzione per ottenere ciò che vuole. I narcisisti seduttivi, sono spesso affascinanti, carismatici, ma sono anche inaffidabili e manipolatori. E questa è un'altra caratteristica. Poi troviamo il narcisismo elitario. Il narcisismo elitario è un tipo di narcisismo che si basa sul senso di superiorità di un gruppo o di una classe sociale. Gli appartenenti a questa classe sociale credono di essere migliori degli altri proprio perché appartengono a un certo gruppo
ho una classe sociale privilegiata ed è interessante anche questo. Poi abbiamo quello che potremmo definire narcisismo senza scrupoli, cioè il narcisismo senza scrupoli è un narcisismo che non soltanto è caratterizzato da senso di grandiosità, mancanza di empatia, ma anche da una forte mancanza di moralità, una forte mancanza di etica. Sono spesso manipolatori, abusanti, non si preoccupano minimamente dei danni che possono causare agli altri. E poi troviamo un altro tipo di narcisismo, che è il narcisismo romantico. Il narcisismo romantico è un narcisismo che si manifesta nelle relazioni, prevalentemente nelle relazioni romantiche. I narcisisti romantici sono narcisisti esclusivamente nelle relazioni romantiche e appaiono egoisti, bisognosi, mettono i loro bisogni, diciamo, totalmente davanti ai bisogni del partner. Poi il punto 9 troviamo il narcisismo genitoriale. Il narcisismo parentale, diciamo così, è un tipo di narcisismo che si manifesta dai genitori. Genitori narcisisti usano i propri figli per soddisfare i propri bisogni, per raggiungere i loro obiettivi che loro non sono stati in grado di raggiungere, quindi proiettano tutto sui figli, cercano di far sì che i figli debbano fare quello che loro desiderano, quello che loro vogliono. Questo è un altro tipo di narcisismo che si manifesta spesso, quindi puntare tutto sui figli. E poi troviamo il narcisismo lavorativo. Il narcisismo lavorativo è un tipo di narcisismo che si manifesta nel contesto lavorativo. I narcisisti lavorativi sono spesso arroganti, competitivi, cercano di utilizzare, di avere successo fondamentalmente a discapito degli altri. Vediamo come difendersi dai narcisisti. Intanto impara a riconoscere i segnali di un narcisista. Più sei consapevole dei segnali del narcisismo, più sarai in grado di riconoscerli e quindi automaticamente si spera di proteggerli. Non cercare di cambiare il narcisista. Quello non cambia, fa parte della sua natura, è connaturato in sé, quindi non devi sperare, avere la speranza che possa cambiare, non deve avere la speranza che possa diventare una persona diversa. Stabilisci dei confini, è molto importante stabilire dei confini chiari, fargli sapere cosa accetti e cosa non accetti. Poi non lasciare che il narcisista ti manipoli. I narcisisti sono maestri nella manipolazione, è importante essere consapevoli delle loro tattiche e non lasciarti influenzare. Ecco, queste sono le cose fondamentali che devi fare quando hai a che fare con un narcisista. Metti un like, condividi il video con i tuoi amici, seguimi su tutti i canali YouTube. Ti ricordo che sul canale di iscriverti al canale e di attivare la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo inoltre che sul canale puoi abbonarti. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati. Il tastino abbonati si trova vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare, ma con il computer. Bene, ti ricordo.